Ragazzi, buon pomeriggio, buona serata. Sto risalendo la valle, come potete vedere non ho osservato i tergi cristalli perché comunque sta piovendo, così lo vedete in diretta. In tanti mi avete chiesto come procedeva la questione del comune di Prazzo per quella strada clandestina in merito al mio video. Poi se riesco a ritrovarlo, era uscito un articolo, mi pare, dell'ex sindaco di Prazzo, dove era andato a fare un sopralluogo e denunciava l'accaduto in merito a questa strada. Magari ve lo leggo, perché tramite il video YouTube non si può allegare. E andiamo a vedere com'è la situazione oggi che sta piovendo. Intanto già da ieri avevo deciso di non uscire oggi perché il tempo era minaccioso, temporali qua e là, di nuovo ho fatto disastri in Lombardia e quant'altro, per quanto ho potuto vedere tramite i vari social. E niente, quindi adesso mi porto sul luogo della strada, che ecco qua, sto entrando nel comune di Prazzo. Io mi sono soffermato anche perché voglio cercare quell'articolo di giornale. Questo è un tornante della strada che sale a San Michele di Prazzo. Qua ho scoperto che tutti questi scavi che ci sono nei tornanti è perché è sempre collegato alla faccenda della pineta, quella distrutta, che pare che questo signore che faceva i lavori nella pineta scendeva giù con i camion e i pistoni idraulici, pare che fossero abbassati, e ha scavato tutti i tornanti. Però anche qua tutti umma umma, nessuno aveva mai detto niente. Potete vedere un altro solco nel tornante, profondo un paio di centimetri. Abbiamo il Carsogno totalmente avvolto dalla nebbia. Belli anche questi panorami con questa nebbia che sale. Sapete che sono andato a dare una rispolverata al video qua della strada in questione, e alla bellezza di 22.000 visualizzazioni. Abbiamo le mitiche oche al pascolo, sono già quelle che erano presenti nel mio video. Qua sta dormendo. E qua abbiamo la parete sud-est del Carsogno. Ecco, questo è Campiglione, dove c'è la strada incriminata. Ah, riguardo al video, il titolo era il comune di Prazzo o il comune che violenta la montagna, qualcosa del genere. E poi ho anche trovato l'articolo del giornale online, dopo ve lo faccio vedere, ve lo leggo nel frattempo. Questo è Campiglione, l'avete visto in versione soleggiata, ora la vedete in versione piovosa. Questa è la strada, qua qualche lavoro è stato fatto, adesso mi faccio due passi a piedi nel fango. Così, curiosità. Piove, sbaglio un po'. L'escavatore non lo vedo più, era qua sopra. Qua c'erano i blocchi, sono andato a confrontare il video, che dove la pioggia non voleva passare, aveva paura di sti blocchi, perché, come dico sempre, specie il mulo hanno un istinto superiore al nostro. E vedevano questo terreno franoso, quindi
lo ritengono pericoloso. Qua qualcosa è stato pulito, è stato fatto. Un po' di scolo dell'acqua, i blocchi sono stati sistemati qua nella riva. Altro materiale è stato portato qua, diciamo, all'interno del tornante, perché la strada poi di qua gira in su, ma è tutta una poltiglia. Ho anche scavato il rivale lì. E sono coi sandali, mi infango tutto sicuramente, ma allo stesso poi mi do una lavata nel ruscello. Adesso vado a vedere su per la strada. E poi mi metto là sotto una tettoia, vi leggo l'articolo di Cuneo Dice dell'ex sindaco Fortunato Bonelli. Abbiamo l'acqua che si butta nel ruscello, quella che esce qua dalla strada. Qua è tutta una poltiglia, io a piedi, guardate, questa strada non sarà mai percorribile. Molleggio nel fango. No, qua c'era chiaramente tutta una zona di falde acquifere, un terreno molto molto instabile. Esce acqua da tutte le parti. Ci sono ancora le tracce dell'escavatore, può darsi che sia stato portato via pochi giorni fa. Acqua dappertutto, tutta parte di qua, le prime gocce di qua a inizio strada. L'escavatore era posizionato qua. C'è ancora dei blocchi, un tubo plastica, un rodato si chiama, mi pare. Praticamente la banchina, cioè neanche a piedi ci vai qua sopra, mandi giù tutto. Adesso vado qua sotto, vi faccio ancora vedere la casa. Ecco, questa strada è stata fatta per evitare questo tornantino qua. Questo qua nuovo è leggermente più ampio, ma non è che non ci fosse la strada per raggiungere. Dunque, qua mi sono piantato, l'impronta del mio piede. Andate qua. Vi faccio vedere la casa in ristrutturazione. C'è solo questa qua, la prima, dove c'è questo pilone votivo, penso, le altre sono già ristrutturate.
dovrebbe essere questa qua. Poi c'è un'altra dietro, ma tanto nessuno mi bagia. Penso che questa strada sia una mulattiera, ma è comunque pubblica, quindi posso anche camminare qua davanti. Ecco, quella là sta anche in fase di ristrutturazione. Adesso vado a cercarmi una tettoia e vi leggo l'articolo del giornale online. Qua la camera, l'obiettivo si è bagnato, sta piovendo un po' più forte. Ho trovato qua una tettoia, adesso mi siedo lì all'asciutto e leggo l'articolo di giornale. Allora, l'articolo l'ho trovato su Cuneo Dice del 18 agosto, venerdì 18 agosto, scavi ignoti a Campiglione di Prazzo, l'ex sindaco, la zona è a forte rischio idrogeologico. Fortunato Bonelli, inviatore alla regione, province, ARPA e comune, i lavori appaiono molto recenti e sembrano interrotti improvvisamente. Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione. L'ex sindaco Fortunato Bonelli, inviato a Regione Provincia Arpa. A seguito di alcune segnalazioni pervenutemi da parte dei compaesani nel pomeriggio di sabato 12 agosto, visionato la zona in oggetto. Il sito interessato si trova ad ovest della borgata Campiglione di Prazzo, nei pressi dell'abitato, ad una quota superiore ai 1700 metri. Nella situazione attuale sono state eseguite delle operazioni di incisione del pendio con scavi riporti atti alla trasformazione di una vecchia strada mulattiera in una pista grezza di forte pendenza, lunga circa 150 metri e larga 4, che si collega ad una strada carrozzabile esistente, che è questa qua davanti, che si arriva dalle case di Campiglione, si passa qua e là c'è il tornante. Carrozzabile esistente, limitrofa al borgo. I lavori appaiono molto recenti e sembrano interrotti improvvisamente. Sul luogo sabato era ancora presente un scavatore cingolato, quello che ho documentato anch'io. Le operazioni di scavo interessano un ripido crinale sovrastante una pista pianeggiante esistente da decenni ad utilizzo agricolo e turistico. Il versante è ricco di numerose acque sorgive, tutto documentato, e molto probabilmente demaniale e soggetta a vincolo di uso civico. La zona interessata dai lavori è priva di recinzione di cantiere e di appropriate segnaletiche di periodo e divieto. Manca altresì la cartellonistica di rito, per cui è impossibile individuare con esattezza sia l'ente appaltatore che la ditta esecutrice, e neppure la vera ragione dell'intervento, visto e considerato che l'abitato è già servito da due strade carrozzabili che permettono l'accesso alle abitazioni. La frazione è abitata in modo stabile nella stagione estiva da una sola famiglia di Margari. La maggior parte del pregevole patrimonio edilizio è in stato di abbandono da numerosi anni e versa attualmente in forte degrado, mentre alcuni fabbricati sono stati recentemente ristrutturati come seconde case da turisti. Tra questa spicca un politico piemontese di primo piano, membro dell'attuale giunta regionale. Non so chi sia, comunque si verrà a sapere anche quello. E probabilmente è la casa che vi ho fatto vedere, una delle due, le uniche due che sono in ristrutturazione. Egli ora sta terminando i lavori di ristrutturazione dell'abitazione, sita dove potrebbe terminare l'ipotetica pista, che gli permetterebbe di evitare un fastidioso tornante presente lungo l'attuale carrozzabile. Ecco quello che vi ho fatto vedere. Sia a monte che a valle del nuovo tracciato sono iniziati movimenti franosi, tutto documentato nel mio video precedente, ed alcuni massi sono precipitati sulla sottostante pista, che sono stati rimossi, avete visto adesso, molto frequentate in questo periodo, non oggi, perché sta diluviando, in valle non c'è più nessuno, le vacanze si può dire che sono terminate. Comunque,
in questo periodo da alpigiani ed escursionisti. Inoltre le numerose sorgive, le ho fatte vedere, tranciate dallo scavo, scorrono liberamente in Valdero invadendo l'intero tracciato, come si evince dalle fotografie in allegato, e io c'ho il video, che è diventato un acquitrino fangoso, tutto dimostrato. Ti pianti a piedi, figurati passare con un macchina, neanche con un hammer sali lì e faresti, scivoleresti sulla strada sottostante. A mio avviso la zona è a forte rischio idrologico, le acque sopracitate confluiscono nel rio San Michele, quello che vi ho fatto vedere, lo stesso è censito e tutelato in senso della legge Galasso. Il paesaggio con la sovrastante imponente parete sud-est del Monte Cersonio, che vi ho fatto vedere prima, adesso è coperta da nebbia, non si vede più niente, risulta di particolare pregio ambientale. Il sottoscritto, nato residente a Prazzo, amministratore comunale del paese per 26 anni, che ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati, con la presente vuole sollecitare gli enti in indirizzo a provvedere con tempestività alle verifiche nei settori di loro competenza, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e limitare i danni ambientali che potrebbero diventare ben presto molto più gravi e difficile ripristino. E qua ci sono in allegato un po' di foto, comunque c'è il mio video che fa vedere tutto. Boh, l'articolo ve l'ho letto, adesso riparto in macchina e ridiscendo la valle. Purtroppo il paesaggio oggi è così. Mi è venuto in mente, guardavo se trovavo le vacche, perché qua c'è un allevatore conosciuto come il Margheda dalle vacche Maire, ma ve lo farò poi vedere quest'autunno quando è in pianura, che so dove pascola, vi faccio poi vedere le vacche magre, il Malgaro dalle vacche magre. E ho pensato a questo recinto qua, perché qua ci sono solo rocce e rovi, mi è venuto in mente a lui, no? Perché questo Malgaro, Malgheda alle vacche Maire, è un leccaculo del sindaco. E allora lo inserisco anche nei miei video, nei miei commenti. Sono quei personaggi un po' così. Malgheda alle vacche Maire. Almeno i conoscenti mi hanno detto quello. Ragazzi, chiudo qua il video da San Michele di Prazzo. Prazzo, il comune che violenta la montagna. Andremo a vedere la terza puntata, lo svolgersi della situazione. Cercherò di documentarmi in merito all'argomento. Ciao ciao a tutti, al prossimo video, buona serata e buona visione. Mi raccomando, numerosi commenti e tantissimi like se vi è piaciuto questo video informativo sulla vita montana. Avanti coi commenti. Ho anche scoperto chi è il politico proprietario della casa, però logicamente non posso fare nomi. Posso poi dirvelo a voce se ci troviamo in giro, è un pezzo grosso in regione, e quindi questo non è un punto a suo favore. Ciao ciao a tutti, buona serata.